Vediamo un attimo prima. Pronto? Ciao. Claudio, ciao Claudio. Dimmi. E ciao anche al tuo amico. No, è bene che si senta il tuo Dennis si chiama. Dennis. È bene che si senta, l'ho sentito meglio in questo momento. Sì, ma ha avvicinato il microfono apposta. Ecco. E lui ha una gamba un po' bloccata, fa fatica a avvicinarsi al microfono. Ah, perché è molto interessante anche quello che dice lui, è piacevole ascoltarlo. Sì, infatti molto. Sì. Senti Claudio, allora, quale sarà il futuro del paganesimo quando verranno distrutte le foreste? Perché è quello che sta avvenendo. Perché mi sembra che questo processo sia abbastanza accelerato. Dicono che... scusami, io faccio il discorso dopo. Vai, vai tranquilla, vai tranquilla. Scusami, Allora, tu hai, saprai anche tu, le senti le notizie. Le foreste addio dicono, dal Canada, al Costa Rica, l'Alaska, la Nuova Zelanda. Cioè, si dice che entro 20-30 anni al massimo... pare che non dovrebbero esserci più. Io per esempio mi curo quando ho bisogno, soprattutto in questo periodo purtroppo non è che mi senta, ho avuto bisogno del medico, dell'omeopata, no? Perché mi sono trovata benissimo. Ecco, per esempio le medicine che mi dà lui sono tutte, guarda, le ho qui davanti, sono... scritto dov'è? Scusami, Sì? Vengono dal Perù, diciamo, ma no, perché era scritto anche l'albero, ma no. Comunque sono da piante dell'Amazzonia, dal Perù, anche il Perù, sì, anche l'Amazzonia è anche, sì, è anche Perù. In Perù. Certo. Ecco. Quindi io mi chiedo, a parte questo discorso qua, no? Il fatto delle medicine, il fatto di tante altre cose e poi il fatto anche che sono i polmoni del mondo, li chiamano, sì. Cioè soprattutto per quanto riguarda l'Amazzonia, gli ultimi... che fine faremo, insomma, che fine farà anche il paganesimo? Cioè, ormai ultimamente sono bruciate in Amazzonia... è bruciato un territorio nel giro di qualche giorno pari all'estensione dell'Italia. Anche in Indonesia? Sì, anche in Indonesia. E allora dico io, diceva uno, il male a volte non viene vinto forse perché il bene è così difficile da trovare. Quindi non so, cosa ti pare? Qui è un discorso che mi sembra che anche la speranza ci sia poco posto anche per quella. Cioè, sono pessimista magari, ma... No, sei pessimista. Sono pessimista, ma sì. Cavolo, mi pare un processo abbastanza irreversibile. Cioè, ma... qui... Sei pessimista e dopo ti spiego perché. Sì. Allora, io metto giù, comunque... D'accordo. Anche Cora Lorenz faceva più o meno il discorso che sto facendo adesso. Sì, sì, ma infatti è perfetto il tuo. Sì. Spero di essere stata chiara. Allora metto giù e vi ascolto. Ti rispondo subito. Sì, ciao. Ciao. Sì, le foreste vengono tagliate e stanno morendo. Però non crediate che tutto il resto resti con le mani in mano. Le statistiche ONU si sono svegliate una mattina e qualche giorno fa, se volete leggervi sull'Espresso, non so se questa o l'altra settimana, e mancano all'appello 650 milioni di esseri umani. Cosa significa questo? Che sta calando anche la popolazione. È chiaro che la distruttività umana che è in corso adesso avrà ancora un'accelerazione, però la natura non sta a guardare. Ricordate, non siamo onnipotenti, l'essere umano è distruttivo, ma alla fin fine arriverà solo a distruggere eventualmente se stesso. E la natura non è solo alberi e verde. Esatto, non è solo, è un potere, per cui le cose andranno avanti per come devono andare avanti. Noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo recitare la nostra scenografia e nello stesso tempo costruire noi stessi. Però anche se diciamo così, la distruzione delle foreste continua, anche se si continuerà a inquinare, esistono dei percorsi di trasformazione che sono necessari
e che comunque noi cercheremo sempre di ostacolare nel nostro, perché queste cose non ci piacciono, perché le nostre mani appartengono alla natura. Però nello stesso tempo la natura non è che agisce solo attraverso noi, agisce attraverso tutta una serie di fattori che arrivano a combinarsi ed articolarsi, per cui noi siamo concentrati nel vedere la foresta che sparisce, ma non vediamo gli altri fattori che si stanno costruendo, cioè non è che sia tutto fermo. Per cui non fissiamo la nostra attenzione sulle cose che ci appaiono, cerchiamo anche di guardare tutto il resto se è possibile, e soprattutto cerchiamo di fare del nostro meglio per costruire le cose, perché fare il nostro meglio per costruire le cose è l'unica cosa che noi abbiamo e dobbiamo farla al meglio. Va bene, continuiamo nel nostro uomo di Similaun? Sì, finiamo. Allora andiamo avanti ancora. Allora, l'ascia, abbiamo detto che il manico dell'ascia era in tasso e aveva una lama in rame, per cui bisogna datare l'età del rame molto prima. C'è una percentuale di arsenico che è stata trovata anche nei capelli, se non mi ricordo male, che sembrerebbe dovuta al fatto che questo rame se l'è fuso lui. Aia, attenzione qua. Metallurgia. Pronto? Ciao. Sono Loredana. Ciao Loredana. Ascolta, io volevo chiederti alcune cose, no? Secondo te non è conciliabile il fatto della immanenza e della trascendenza di Dio? Se vuoi posso risponderti. Sì, perché secondo me la cosa è possibile. Anche leggendo, non so, degli scritti di Bruno, sì, mi accorgo che anche lui aveva... Ma Bruno era cristiano fondamentalmente, eh? Sì. E ho qui proprio sotto mano dei trafiletti in cui si dice questa cosa. Sì, no? Sì, sì, sì. Posso leggere? Se vuoi leggere, puoi leggerli. Allora, sono solo due righe. Sì, va bene. Allora, ugualmente decide la definizione di necessità o di caso per uno stesso evento, solo la differenza rispettivamente tra un punto di vista infinito e uno finito, cioè dal punto di vista in cui tu ti trovi la cosa può essere necessaria o casuale, da quello che capisco io. Sì, dove si mostrano la discordanza e la concordanza tra le religioni bibliche e quelle dette pagane, egizie e greche, si distingue tra una divinità onnipresente nelle innumerevoli cose della natura è una divinità altissima e assoluta, che non ha a che fare con noi e che non è la natura, solo perché è la natura della stessa natura. Cioè, io credo che tu abbia ragione, ma che abbia ragione anche la fede monoteistica, hai capito? Del Dio trascendente. Cioè, il Dio è no, in tutto. Finisci, dopo ti rispondo per radio. Sì. Beh, allora io avevo altre due cose, beh, questo è un punto che volevo dire, sì, no? Poi avevo altre due cose da dire sul fatto, per esempio, tu fai risalire tutte le devianze comportamentali o di scelta, non so, anche della pedofilia, eccetera, alla religione cristiana. Al possesso. Sì, al possesso. Però, per esempio, Socrate e i filosofi e compagnia bella, che sono esistiti, cioè che hanno vissuto molto prima che il cristianesimo si diffondesse. Non era pedofilia, eh? Avevano rapporti con i fanciulli, ma non era pedofilia. Che cos'era? Eros pedicos. È un altro modo di essere. Adolescenti quasi svezzati, sì, e non sicur bambini. Però voglio dire, c'era sempre una discordanza. I rapporti omosessuali sono sempre esistiti nella storia e non sono delle cose. È il possesso, è il, sì, termine di possedere l'oggetto, sì, che è diverso. Sì. Vabbè, e dopo un'altra cosa. Tu allora i condizionamenti li fai risalire a tutta questa visione cristiana, eccetera, di intendere le cose del possesso e compagnia. Però sono stati ritrovati nel corso della storia gente o individui che erano vissuti all'interno delle foreste, che erano stati perduti in età precoce, diciamo, che non avevano avuto più contatto con gli altri umani, no? Che vivevano lo, sì, stato brado all'interno della foresta, e quando erano ritrovati, cioè ci sono casi nel corso della storia, erano praticamente come degli animali. Cioè vivevano, erano in sintonia con la natura,
o con le bestie che, con cui erano stati a contatto. Sì, d'accordo. Però non avevano ricevuto nessun tipo di condizionamento questi, no? E quindi non avevano potuto neanche evolvere, diciamo, dal punto di vista umano. Cioè vuol dire che nessuno parte da zero. Tutti noi d'accordo. Partiamo dall'esperienza degli altri. D'accordo. E l'esperienza è come si dice, multi, cioè c'è l'esperienza cristiana, c'è l'esperienza pagana, c'è l'esperienza... Cioè, secondo me c'è del vero e del falso in tutte le cose, e secondo me la cosa equilibrata è quella di trarre ciò che riteniamo buono da una cosa e dall'altra. E il fatto di capire che Dio è in tutto, sì, in tutte le cose, che dobbiamo essere in sintonia con la natura, con il... va bene, ma questo non esclude che Dio sia anche trascendente, no. Cioè che ci superi, hai no. capito? Adesso ti spiego per radio. Va bene. Dopo eventualmente la prossima volta mi ritelefoni. D'accordo, okay? D'accordo, ciao. Basta telefonate perché ormai è arrivato Mario. Allora, do una breve risposta a Loredana. Quello che lei cita di Giordano Bruno è un cristiano. Ora, in stregoneria vige questa regola. Cristiano. Sì, beh, comunque bruciato, vabbè. No, ma comunque lui partiva dal suo ragionamento dall'essere cristiano. E in stregoneria vige questa regola. Io costruisco un percorso di libertà partendo da situazioni in cui esisto. Cioè, partendo da quello che io ho in questo momento, costruisco il mio percorso. Ma c'è sempre una confusione di fondo. Si parla di essere o si parla di Dio? Aspetta, perché un conto è l'essere, un conto è Dio, dai. Bisogna precisarlo un po'... filosoficamente? Sì. Okay, allora, il discorso è questo. Per cui lui non poteva concepire nessun'altra cosa se non come spirito universale, che chiaramente era diverso dalla concezione cristiana. E questa è la sua costruzione. Primo... il divino che ci circonda, cioè gli esseri divini che ci circondano, sono trascendenti rispetto alla nostra ragione, cioè sono trascendenti rispetto alla nostra descrizione, perché non possiamo descriverli, ma sono immanenti rispetto a noi. Cioè se noi usciamo dalla descrizione, dalla ragione, incontriamo il divino che ci circonda. Però il divino che ci circonda non è una coscienza divina, cioè non è Dio che è nelle cose, cioè non è la visione panteista, la visione pagana. È la coscienza delle cose, è la coscienza dell'albero, è la coscienza della vita, è la coscienza della natura, è la coscienza dell'essere terra. Tutte queste coscienze, per quanto grandi esse possono essere, sono sempre degli esseri, come sono io, come è il virus, come è il batterio. Cioè, che poi uno, alterando la percezione, vede l'energia vitale vibrare nello spazio e vede queste vibrazioni come unisono, per cui dice, ecco, quelle vibrazioni di quella roba è Dio, che io però non riesco a sentirlo, perché in effetti non parlano, sono mute, cazzo. Allora, ma quello è un suo inganno. Però le coscienze sono singole coscienze che hanno dei mutamenti che si trasformano, sì, continuamente. Però quando tu dici Dio, dici una cosa definita che ha un nome e cognome. Esatto. Nel suo caso Geova. Come fai a dire all'essere generale tutto quanto, a dire che è una persona? Infatti, questo è il punto. Oltretutto, è assoluto l'essere oppure è una persona? Esatto. Attribuire la personalità a... l'essere all'assoluto sembra uno, questo è il non senso. No, ma non ha senso nessuna altra cosa, cioè non esiste una coscienza. Che poi Dio per i cristiani, no? Per i cristiani, per le religioni monoteiste, non è che esiste e basta, deve intervenire nelle cose umane. Perché ciò. No, ma Dio ha una personalità, perché Dio è persona, proprio questa qui è dottrina cristiana, non sto inventando, sì, io. Sì. È come se fosse Mario. Allora, tutto quanto è Mario? Tutto è Mario. Allora, e poi dai, secondo punto. Visto che è arrivato Mario, stiamo togliendo di suo. No, questo. Poi c'era ancora un'altra cosa, l'esperienza che costruisce, è vero quello che dici tu, cioè gli esseri umani non nascono fuori dal mondo, fuori dall'educazione, è necessario sempre trasmettere al nuovo nato quello che noi abbiamo. Questo, questo noi lo affermiamo, non è che non affermiamo questo, però diciamo che c'è una direzione nel dare questo, cioè se io dico dal punto di vista cristiano che il bambino deve imparare, il bambino va educato, do delle cose perché io sono educato e lui deve essere educato. Se dico dal punto di vista pagano che dico ad essere educato deve essere l'adulto, è l'adulto che deve costruire un processo di libertà e il bambino cresce bevendo
uscendo da questo processo di libertà che l'adulto costruisce nella sua situazione, il bambino cresce in maniera diversa. Sono due processi che sono due direzioni assolutamente opposte nelle quali guardare il mondo e guardare il sistema sociale. Una fa parte della stregoneria, l'altra è magia nera. Cioè, costringere il bambino a educare, cioè educare il bambino perché io non ho bisogno, io sono adulto, non ho bisogno di essere educato, questa è magia nera. Che dopo il cristianesimo l'abbia estremizzata come possesso dell'individuo, quello è un altro discorso, però quella è magia nera. Va bene? Come risposta, Loredana, se vuoi ritelefonarmi la prossima volta, magari, oppure stasera a fine trasmissione, ne parleremo. Io devo chiudere qui la trasmissione perché è arrivato Mario. Davis, abbiamo detto qualcosina, qualcosina dell'uomo similao è rimasto, i resti vegetali, i chicchi di grano, la conoscenza dei funghi, avevamo altre scoperte importanti, insomma, è aperta discussione sulla provenienza delle selci e del rame dell'ascia. Però però faceva già del commercio, commerciava, era in un passo che viene usato ancora dai pastori, per cui in altre parole qui non abbiamo un uomo primitivo stupido come vorrebbero i cristiani che fosse, abbiamo un genio e la gente di allora erano dei geni rispetto ai cristiani di oggi. Però era schiavo del peccato originale. Va bene, grazie per l'ascolto. Vi ricordo, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Qui con me c'è Davis dell'Istituto, che vi saluta tutti quanti. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8, Marghera, prima che impari il nuovo indirizzo ce ne vuole. Sul elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, però ho appena cambiato casa. Vi ricordo che alle 19 sono ancora in trasmissione. Lascio adesso la trasmissione all'amico Mario e a risentirci questa sera alle 19 con Gesù di Nazareth dell'infamia umana, o forse farò un'altra cosa, dipende di queste ore cosa riesco a mettere a punto. Finisco su Milano, dice, beh, vediamo cosa riesco a fare. Ciao a tutti e buona risentirci stasera alle 19.